C'è molto poco da dire, l'Atalanta è un'ottima squadra, corre a destra con il Papu e con Pasalic che ha fatto un gran gol a giro sul sinistro, nessuno se l'aspettava. In effetti, Keylor Navas ha parato l'impossibile nei primissimi minuti e è dovuto soccombere sotto il tiro a giro di sinistro di Pasalic, meraviglioso, non si può dire altro. Pasalic, ricordiamolo, scarto della Fiorentina e del Milan, che l'Atalanta sta facendo opere grandiose come minimo. E a sinistra con Gosens, che secondo me è un calciatore fortissimo, sottovalutatissimo, che potrebbe comprarlo non so chi, anche la Carrarese per dirne una. Il PSG non mi sta piacendo per niente, impacciato, lento, a volte si è veloce con gli scatti di Neymar. Io Neymar non me lo ricordavo così concreto sotto il punto di vista della tecnica, è migliorato molto. Prima danzava come le zingare nel deserto per fare il fanfarone, adesso il tunnel, il dribbling, la Veronica, lo skills lo fa per puntare dritto l'avversario e andare dritto a punto. Ma una volta di sinistra, una volta di destra, una volta di testa e quant'altro, si è mangiato l'impossibile sotto porta e non è da lui. Ma attenzione, Atalanta, perché Gimsiti e Fruler sono entrambi ammoniti e potrebbero rischiare grosso. E questo è il parziale resoconto appunto del primo tempo tra Atalanta e PSG 1-0. Gasperini sta molto attento perché ora un Draxler o un Papé potrebbero entrare e potrebbero controvertire il risultato. E fossi Gasperini metterei Malinowski, che da lontano può fare sempre male, è un giocatore veramente che può controbattere in qualsiasi momento e controvertire il risultato parziale in ogni dove, in ogni quando. Specialmente di sinistro perché ha una forza di calciare il pallone così, dal nulla, non ci riflette neanche ed è veramente un giocatore splendido, favoloso. E questo ragazzi. Quindi seguiamo assolutamente la seconda parte della Dea e vediamo cosa succede e poi commentiamo anche le altre partite. Parziale, Frosinone, Pordenone 2, Pordenone, Frosinone 2-0 con reti di Camigliuciano e Nestorowski, non mi ricordo neanche come si chiama, Novakovic. Grandi.